Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Ecco, questa sera c'è questa manifestazione che è molto importante, è un no alla violenza, da qualunque parte possa venire, al di là del credo di una persona, del colore della pelle, contro la violenza in genere. Siamo per operatori di pace, dobbiamo lottare per la pace, perché questo dobbiamo portare nel nostro ambiente dove la viviamo. E gli scout in modo particolare hanno un cammino da percorrere in tal senso, ecco che questa sera hanno dato inizio, daranno inizio a questa manifestazione che deve essere con amore, per amore del prossimo. Noi dobbiamo amarci, non dobbiamo odiarci, non ha senso, l'odio non porta a nessuna parte. Dobbiamo costruire un mondo dove i bambini, i ragazzi, devono imparare a volersi bene. Se c'è un problema, qualunque esso sia, ci sono delle regole alle quali ci dobbiamo attenere. Questo è vivere da persone corrette, da persone che vogliono veramente un mondo migliore di quello che attualmente stiamo vivendo. Quindi contro nessuno, ma a favore di tutti. Tutti, perché tutti dobbiamo volerci bene e imparare a vivere. Ecco, bene come è giusto che sia, da persone che fanno un cammino nella società, nella scuola, nel posto di lavoro, dove le regole non devono essere disattese, ma devono far parte della nostra vita. Vi auguro, ecco, una buona presa di coscienza di questo evento così importante che ci riguarda, a favore di tutti. I fratelli, a qualunque credo, di qualunque colore possa essere la loro pelle, sono fratelli che dobbiamo amare e difendere. Allora, ragazzi, questo è il nostro applauso. Noi non battiamo le mani come persone normali, normali, ovviamente. Allora, comunque, noi abbiamo iniziato un gioco, questo dei post-it, appunto. Noi abbiamo iniziato un gioco, stavo dicendo, questo dei post-it. Questo gioco inizierà qui, Piazza del Carmelo, e finirà Piazza Duomo. Allora, questi post-it è importante che li conserverete. Spero che vi abbiano già spiegato come funziona il gioco, che è legato al vostro colore della pelle. Grazie. Che è legato al vostro colore della pelle e che dovrete conservare, appunto. Adesso noi intoneremo un canto. Il canto si chiama Ponti non muri. È un canto significativo, un canto che porta un messaggio di pace e di uguaglianza. Dopo aver intonato il canto, noi ci incammineremo verso Piazza Duomo. Li guideremo noi, appunto, ovviamente. Ci incammineremo verso Piazza Duomo, passando per Via Ciaula e altre vie significative. Vi preghiamo comunque di mantenere il silenzio, perché appunto questo nasce come un corpo silenzioso. Di conseguenza vi chiediamo di non fare cori o magari di evitare di fare il più rumore possibile, perciò di mantenere il silenzio. Grazie a tutti.
Allora, adesso cominceremo il corteo. Ora davanti si metteranno alcuni ragazzi del clan Chimera e appresso cominceremo a metterci tutti. Mi raccomando, non ci facciamo arrestare. Strada facendo. Allora, se i ragazzi del Termini sono pronti, davanti mi alzano il braccio. Ancora non sono arrivati. Ok, ci siamo, ora siamo pronti. Grazie.
Quella abbiamo lasciato.
5-5. Ciccio, tutti comprati, il salvino. Thank you.
Mi va bene solo quando sono a casa mia.
Santo. Scusate, coloro i quali devono fare gli interventi si avvicinano dietro al palco un attimo, così cominciamo subito. Scusate l'italiano incerto, però esserci. Gira l'obiettivo, devi girare l'obiettivo. Ti inquadri tu, ti inquadri. Dammi qua, alza la notte. Mettiti qua. Allora. Mario. A me già messo qua e basta. Sì, devi mettere qua. Cominciamo. Apri i nostri interventi con un messaggio dal nostro parroco della matrice, padre Antonio, che è anche il nostro assistente di zona, quindi in doppia lece, diciamo. Vengo. Mario, devi aprire il treppiede. Come diceva Dario, soprattutto come assistente degli scout della Gessi della zona Eleuterio, che comprende circa 10 gruppi dei nostri paesi del quinto e del sesto vicariato dell'Arcidiocesi di Palermo. È molto bello, ecco, stasera ritrovarci qui, carissimi scout, e voglio congratularmi per avere voluto questo momento di riflessione, una marcia silenziosa che vuole esprimere l'augurio, l'auspicio perché le nostre città possano essere più vivibili, dove ci sia il rispetto per tutti. E noi scout siamo portatori di un valore, che ogni uomo è nostro fratello. La legge scout ci dice che siamo chiamati addirittura a lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, e in questo noi vogliamo essere uniti, perché questa è la nostra forza, la capacità di accoglierci gli uni gli altri e rispettare l'altro come nostro fratello, come persona, nella sua dignità, al di là del colore, al di là della provenienza. Papa Francesco ha voluto farci dono di un messaggio per la giornata mondiale del migrante e ha coniugato quattro verbi: il verbo accogliere, il verbo proteggere, promuovere e integrare. Ed è quello che noi vorremmo fare, lavorando tutti per il bene comune, che è il bene di tutti e di ciascuno. Voi sapete che questa manifestazione nasce da un episodio che noi non vorremmo qui stigmatizzare, ma ci ha dato l'input per riflettere, per chiedere agli uomini di buona volontà di non farsi imprigionare dalle ideologie, di non farsi condizionare dalla paura. Il Papa nel suo messaggio dice che la paura può essere legittima, ma guai se uno si fa condizionare dalla paura. La paura deve essere elaborata, deve essere vinta, e i nostri giovani sono aperti a queste sfide che li rendono capaci di poter realizzare, di testimoniare questi valori in cui noi crediamo e che vorremmo difendere, costi quel che costi, perché sia assicurata a tutti la libertà, la pace e la giustizia. Buona serata a tutti. Alla cittadinanza di Termini Merese. Noi membri del Clan Chimera, del gruppo Scout Termini Merese 1, scriviamo questa lettera a seguito di un recente episodio ingiustamente trascurato. Molti sanno della lite avvenuta la sera del giorno di Pasqua, in via Ciaula. Pochi invece quello che è successo in seguito. Dopo la rissa, tanto discussa quanto misteriosa, si è verificata un'altra aggressione ai danni di un indocente ragazzo diciottenne. Il protagonista dell'accaduto passava per via Ciaula,
dopo aver accompagnato un amico a casa. Gli aggressori erano in cinque e, dapprima colpendolo alle spalle, si sono scagliati su di lui, ferendolo all'occhio sinistro e al labbro. I delinquenti non sono stati ancora identificati. La colpa di questo ragazzo? Il colore della pelle. Pensiamoci bene. Un innocente è stato picchiato, forse perché altre persone del suo stesso colore avevano aggredito una coppia italiana. Consideriamo inoltre che nel pestaggio successivo alla lite lui si è ritrovato da solo contro cinque. Vi sembra corretto tutto ciò? Consideriamo inammissibile che il fatto sia passato in sordina, dando risalto solamente ad episodi che ledono qualcuno che riteniamo facente parte della nostra comunità. Comportamenti discriminatori come questo non rendono giustizia a ragazzi come lui, che studiano e si mettono a disposizione della comunità. Con questa lettera vogliamo mandare un messaggio di pace e solidarietà. Perché fomentare l'odio? Impariamo a pensare prima di scrivere ed agire. Consideriamo la totalità dei fatti, senza lasciarci condizionare dai pensieri altrui e sfociare nel razzismo. La violenza è da condannare in ogni caso e non può essere la soluzione. Costruiamo ponti e non muri. Il clan Chimera si sta muovendo ed invita la cittadinanza a fare altrettanto. Oggi siamo tutti qui per farci portatori di un messaggio di amore, fraterno e pacifica convivenza, con la presenza fisica di tutti coloro i quali non ritengono opportuno avallare comportamenti discriminatori fondati sull'odio. Diamo prova di essere una voce forte e incisiva, una voce che promuove il rispetto reciproco e l'integrazione sociale. Quando un mare di persone si muove con un'idea, nulla la può fermare. Allora ragazzi, questo corto silenzioso, siamo arrivati qui in Piazza Duomo e adesso diventa una veglia, ma sempre una veglia giocosa. Difatti, come potete vedere, davanti al palco la nostra ascolta, Elena sta disegnando e chiunque, se vuole, so che siamo tanti, ma potremmo riuscirci effettivamente. Chiunque, se lo volesse, potrebbe scrivere anche un pensiero, qualsiasi cosa. Adesso, insomma... Lo scautismo è un movimento di pace e di fraternanza internazionale. Da sempre camminano sulle gambe di rover e di scotte di tutto il mondo idee di uguaglianza, di libertà e di non violenza. Anche nei periodi più bui della storia del nostro paese, gli scout hanno mostrato il coraggio di andare controcorrente, rifiutando ogni autoritarismo che si basa sulla chiusura delle frontiere e su una inaccettabile cultura della disuguaglianza e della violenza. Oggi più che mai noi rover e scout siamo chiamati a testimoniare con le nostre azioni e le nostre idee il fresco profumo dell'accoglienza, che non è solo un valore astratto, ma un modo di vivere la vita. Accogliere significa mettersi in discussione, stare sulla strada, ascoltare, amare e riconoscere nell'altro. Una comunità non riesce più a trovare empatia per chi soffre, perché è stato costretto dalle vicissitudini della vita.
accogliere significa mettersi in discussione, stare sulla strada, ascoltare, amare, riconoscersi nell'altro. Una comunità che non riesce più a provare empatia per chi soffre, perché è stato costretto dalle vicissitudini della vita a lasciare la propria casa, è una comunità che ha perso. Per questo motivo noi non accettiamo il modo di fare di chi generalizza, di chi giudica senza conoscere, di chi pensa di fare giustizia sommaria. Allo stesso tempo, noi ci proponiamo di essere sentinelle nei nostri territori, affinché azioni assurde come quelle vissute in questi giorni non si ripetano. La nostra arma è la cultura, la partecipazione, l'informazione, la cittadinanza attiva, la proposta costruttiva. Noi rover e scolte della zona Eleuterio, provenienti dai gruppi scout di Bagheria, Vicari, Bolognetta, Altavilla Minice, Trabia, Marineo, Termini Merese, assieme ai nostri fratelli scout della zona Conca d'Oro, rappresentanti di tutti i gruppi scout di Palermo e Piana degli Albanesi, vogliamo ribadire da qui la nostra solidarietà a tutti coloro che sono vittime di odio e discriminazione. Il mondo che vogliamo costruire non ha spazio per l'esclusione e per le frontiere, perché crediamo che l'unica razza che esista è quella umana e che siamo fratelli perché figli dello stesso padre. Motivo per cui oggi vogliamo condividere con voi il decalogo di Assisi che Giovanni Paolo II, assieme ai leader delle altre religioni mondiali, offrirono al mondo per la costruzione di una pace duratura. Noi ci impegniamo a proclamare la nostra ferma convinzione che violenza e terrorismo si oppongono al vero spirito religioso, condannando ogni ricorso alla guerra e alle violenze in nome di Dio o della religione. Noi ci impegniamo a fare tutto il possibile per sradicare le cause del terrorismo. Noi ci impegniamo ad educare le persone al rispetto e alla stima reciproca, affinché si possa giungere ad una coesistenza pacifica e solidale tra membri di etnie, culture e religioni diverse. Noi ci impegniamo a promuovere la cultura del dialogo, in modo da sviluppare la comprensione e la fiducia reciproca tra gli individui e tra i popoli, perché queste sono le condizioni di una pace autentica. Noi ci impegniamo a difendere il diritto di ogni persona umana ad un'esistenza degna, conforme alla sua identità culturale, e a costituire liberamente una famiglia che le sia propria. Noi ci impegniamo a dialogare con sincerità e pazienza, non considerando come un muro invalicabile ciò che ci separa, ma, al contrario, riconoscendo che il confronto con la diversità degli altri può divenire occasione di una più grande comprensione reciproca. Noi ci impegniamo a perdonarci reciprocamente gli errori e pregiudizi passati e presenti e sostenerci nello sforzo comune per vincere l'egoismo e l'abuso, l'odio e la violenza e per imparare dal passato che la pace senza giustizia non è una pace autentica. Noi ci impegniamo ad essere dalla parte di coloro che soffrono la miseria e l'abbandono, facendoci voce dei senza voce e lavorando concretamente per superare tali situazioni, convinti che nessuno può essere felice da solo. Noi ci impegniamo a far nostro il grido di chi non si rassegna alla violenza e al male e desideriamo contribuire con tutte le nostre forze a dare all'umanità del nostro tempo una reale speranza di giustizia e di pace. Noi ci impegniamo ad incoraggiare ogni iniziativa per l'amicizia tra i popoli, convinti che se manca una solida intesa tra i popoli, il progresso tecnologico espone il mondo a dei rischi crescenti di distruzione e di morte. Noi ci impegniamo a chiedere ai responsabili delle nazioni di fare tutti gli sforzi possibili perché a livello nazionale e internazionale sia costruito e consolidato un mondo di solidarietà e di pace fondata sulla giustizia. Adesso i rover e le scolte vi daranno un filo di lana colorato lungo circa 25 cm che dovrete appunto legare. Se non sapete come fare, guardate come stanno facendo loro.
che le parole mutassero in preghiera, rivede tuo padre e dipinge la vince. Sapessi quante volte guardando questo mondo vorrei che tu tornassi a toccarne. Aiutateci, vorrei che le mie mani ragazzi, vorrei che questo cuore che esplode, le parti non vi sentiamo, diventasse forza per chi non ha più mani, le mani, ma per queste mie Gracias.
come spazio, e vedo la paura di ogni voce di sguardo. Qualcuno sulle stelle a pregare il suo santo, e sulla notte buia c'è un silenzio di un pianto. Sento quasi cosa pensa lo scalista che accanto, che a fianco. Ma c'è da pace, figli, così di piace. Se volete dire la luce, vaghi, grazie a te. Non potete mancusciare, pagare. Un pezzo di la moscia libera, chiamami da andare. Se ti scatti, lo fanno in un mare, quale scale. Abbandonati il mare in tempesta, siamo ammassati liberi qua a testa. Saliamo, non ci interessa niente, siamo canta, sta barca disposta. Abbandonati il mare in tempesta, siamo ammassati liberi qua a testa. Saliamo, non ci interessa. Time in the coffin, today's the season. Time to build a coffin. People on the wall know I'm talking to you. Time in the coffin, today's the season. Time to build a coffin. Buon pomeriggio a tutti, sono Marita Siracusa, un'attivista di Amnesty International che parlerà a nome dei quattro gruppi di Amnesty International che operano nel territorio termitaro. Come ben sapete, Amnesty International è un'organizzazione internazionale che lotta per la difesa dei diritti umani delle persone, proprio perché ogni essere umano nasce uguale in dignità e diritto. A seguito dei fatti avvenuti, Amnesty International ha deciso di prendere posizione, ripudiando qualsiasi atteggiamento di violenza e di discriminazione che si sia manifestata e soprattutto attenzionando un fenomeno particolarmente pericoloso, che sarebbe l'hate speech. L'hate speech è il linguaggio d'odio, proprio perché a seguito di ciò che è accaduto, numerosissimi commenti, soprattutto nelle piattaforme social, commenti xenofobi, immotivati soprattutto nei confronti dei giovani immigrati, dei giovani migranti che si trovano nelle comunità termitane, sono stati appunto effettuati. Proprio per questo motivo Amnesty lotta contro il linguaggio d'odio. Il linguaggio d'odio sostanzialmente è un linguaggio pubblico che incita all'odio, alla discriminazione, alla paura e ad ogni forma di violenza. Nelle piattaforme sociali questo linguaggio d'odio è divampato principalmente perché è veramente facile poter insultare una persona senza avere alcuna ripercussione personale e soprattutto a causa di una profonda disinformazione. Tra l'altro è stato segnalato che le tendenze mondiali si dirigono verso una politica sempre più aggressiva e questo è un fenomeno che deve essere necessariamente contrastato. Noi come Amnesty International abbiamo paura non soltanto che
si possa in un certo qual modo continuare con questi atteggiamenti d'odio, ma soprattutto che si arrivi ad uno stato di assoluta indifferenza, perché è proprio l'indifferenza quella che giustifica e reputa normale l'odio e una qualsiasi violazione. Per cui noi continueremo a lottare e soprattutto continueremo il nostro operato come educazione dei diritti umani non soltanto nelle scuole, ma anche nelle piazze e tra la gente del territorio termitano. Grazie per l'attenzione. Ok, ragazzi, adesso provando a superare quella che è la vergogna e la paura del diverso, vi chiedo, perché il gioco continua, di porgere la mano e presentarvi ad uno sconosciuto, così da migliorare il contatto tra chi non si conosce. Ragazzi, non vi vedo presentarvi, ci dobbiamo provare, soprattutto ad uno sconosciuto. Mattia, guarda, come si presenta? Piacere, Davide Gancino. Rotondo, con le mani delle mani sui paralleli e sui meridiani. Verremo in mezzo a voi a darvi dei piccoli bigliettini con delle frasi. Queste frasi le leggerete
e deciderete di donarle spontaneamente ad uno sconosciuto, sempre appunto per diminuire il distacco che c'è tra le persone. Ragazzi, comunque, come vi ho già chiesto all'inizio, se volete ovviamente, potreste scrivere su questo cartellone qui davanti un pensiero, una parola, comunque ciò che avete provato. Thank you.
sono di pelle scura, non amano l'acqua, molti di loro puzzano, perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, e vivono vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una casa con una stanza d'uso cucina. Dopo qualche giorno diventano tre, poi diventano quattro, poi diventano cinque, poi diventano sei, poi diventano sette, poi diventano dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono usati per fare l'elemosina, fanno tanti bambini che poi ovviamente non riescono a mantenere. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, pure violenti. Le nostre donne li evitano, non solo perché sono selvaggi e poco attraenti, ma anche perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo che le nostre donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo le frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che viene per lavorare e quelli che invece vogliono vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Perlomeno si privilegino i veneti e i lombardi. Si privilegino i veneti e lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti comunque, ma disposti più di altri a lavorare. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa relazione, provengono dal sud Italia. Vi invito a controllare i documenti e rimpatriare la maggior parte. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Era il 1912, questa è la relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione degli immigrati italiani negli Stati Uniti d'America.
accogliere non è solo richiedere di far posto a qualcuno, ma di essere persone accoglienti, disponibili, abituati a darsi agli altri. Accogliere significa ridimensionare il proprio io, raddrizzare il modo di pensare, comprendere che la vita non è la mia proprietà privata e che il tempo non mi appartiene. È un lento distacco da tutto ciò che è mio, il mio tempo, il mio riposo, i miei diritti, i miei programmi, la mia agenda. Chi accoglie rinuncia all'io e fa entrare nella vita il tu e il noi. Abbiamo voluto iniziare con le parole di Papa Francesco per trasmettervi quello che è stato per noi in questi anni di Mission Games l'accoglienza. In quanto compagni della stessa famiglia francescana, desideriamo ogni anno rendere l'accoglienza dello straniero meno disagevole. Durante la nostra missione, diverse squadre di diverso colore, di diversa etnia, hanno giocato, ballato, pregato insieme e ognuno di loro ha interagito con l'altro come amico, come fratello. Ogni anno ci impegniamo ad accogliere dei bambini provenienti dal deserto del Sahara, con problemi di celiachia, prendendoci cura di loro, donando il nostro tempo, i nostri sorrisi e il nostro amore. In quei giorni diventiamo per loro madri, padri, fratelli e sorelle. Ogni bambino è disposto a fidarsi, a conoscerci, a legare con noi e con i nostri figli che imparano già da subito ad amare l'altro, a rispettarlo, anche se nato in un posto lontano, ad apprezzare la propria vita fortunata e a volerne donare un pizzico anche a loro. Non potevano lasciarci indifferenti gli episodi che hanno colpito la nostra città in questo periodo. Episodi che appaiono così lontani quando li senti in TV e nei giornali, ma che poi tutto ad un tratto te li ritrovi così vicini da farti rimanere a bocca aperta e impotenti. Vogliamo condannare ogni forma di violenza e di discriminazione. Ogni uomo è chiamato a mettersi alla pari di tutti gli altri uomini, specialmente dei più piccoli e di coloro che vivono nella sofferenza o nel bisogno. Dobbiamo impegnarci ad essere ogni giorno, in ogni circostanza, in ogni luogo in cui ci troviamo, portatori sani di amore. Dobbiamo provarlo, dobbiamo trasmetterlo a chi ci sta intorno. Dobbiamo smetterla di disegnare confini che separano noi dagli altri. Impariamo invece a vedere insieme agli altri gli stessi orizzonti. Smettiamo di vivere la nostra vita come se fosse migliore di quella degli altri. Piuttosto rendiamola realmente migliore con la presenza dell'altro. Facciamo fiorire in noi il desiderio di conoscere l'altro con la sua diversità, il suo essere speciale a modo suo, il suo modo di amare, e ci renderemo conto di quanto possa impreziosirsi la nostra vita. Ragazzi, la veglia continua e anche il gioco continua. Adesso vi chiediamo un altro piccolo favore: di prendere uno sconosciuto ed abbracciarlo. Tutto qui, molto abbastanza semplice effettivamente. Abbracciatelo. Thank you.
Allora ragazzi, devo dire che da qua sopra siete veramente belli più che da sotto. Siete veramente belli. Allora, anch'io questa sera vi volevo lasciare un piccolo messaggio, ma io non sono bravissimo, quindi mi sono fatto aiutare da chi è che è un po' più bravo di me, il nostro fondatore, che ha anche lui qualcosa da dirci, e ve lo volevo leggere. Una volta in un tempo dell'Oriente vidi un dio a tre teste, rappresentanti l'amore, l'odio e la pace. Chiesto quale delle tre fosse la più venerata, mi fu risposto che la maggior parte delle offerte andavano all'odio. Non che i fedeli desiderassero odiare, ma la paura dell'odio degli altri li spingeva a cercare di propiziarsi il genio del male. Può sembrare a prima vista assurdo che quel popolo fosse dominato dalla paura, ma dopo tutto, se ci pensate bene, è la paura che domina la nostra politica in ciascun paese del mondo. Desideriamo la pace e ci prepariamo alla guerra. Temiamo che il nemico possa attaccarci. Ci comportiamo bene in gran parte perché temiamo le conseguenze, legali o psicologiche, che avremo se ci facessimo sconfiggere dal male. La paura della povertà ci spinge a far quattrini. La paura di Dio, invece dell'amore, ci spinge alcuni a comportarsi rettamente, anche se ciò significa che la superstizione ha preso il posto della fede. I cristiani, quando pregano, si servono di quella preghiera che è chiamata la preghiera del Signore. Credo che questo testo rimandi a prima di Gesù Cristo e fosse usata in varie forme e religioni, tanto che il desiderio in essa espresso del Padre nostro, che venga il suo regno e sia fatta la sua volontà sulla terra, è assai diffuso da tutti i popoli, compresi quelli di religione non cristiana. In queste parole comprendiamo che siamo tutti figli di un solo padre, non schiavi di un tiranno, né nemici gli uni degli altri, e che abbiamo speranza che Dio venga un giorno e che Egli appartiene il mondo. Dio è amore, perciò è il regno dell'amore che tutti chiediamo nelle nostre preghiere. Eppure tolleriamo di continuo a vivere sotto il gioco della paura. Possiamo noi, oltre a pregare passivamente per il regno dell'amore, fare qualcosa per contribuire attivamente a realizzarlo? Per sradicare efficacemente un male occorre sostituirgli un qualcosa di bene. Per abolire il dominio della paura occorre mettere al suo posto un'influenza ugualmente potente. Sostituendo la paura all'amore si otterrebbe immediatamente la diminuzione della povertà, della criminalità, delle malattie in ciascuno dei paesi e l'instaurazione della pace tra di essi, nella fiducia reciproca, nell'onore e nella buona volontà. Secondo me le parole di Pippi sono ancora presenti. Se ci pensate bene, moltissimo del male che abbiamo intorno viene dalla paura che abbiamo dell'altro. Però Pippi ci ha chiesto anche di promettere sull'essere amici di tutti e fratelli di ogni altra Guido Scout. Volevo farvi riflettere sull'essere amici di tutti. L'essere amico di qualcuno è precisamente il contrario di averne paura. L'amico è colui che ti ascolta, che ti capisce, che ti conosce e quindi ti accoglie. Ti accoglie con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Ti perdona. È questo che siamo chiamati a fare. La cosa più bella, la testimonianza più bella che stiamo dando questa sera è che questo sogno di un insieme di persone che sono amiche fra di loro, amiche nel senso più profondo del termine, questo sogno che era di BP adesso è un sogno condiviso, e insieme un sogno può diventare realtà. Quando un sogno è di una persona solamente, rimane un sogno, rimane forse una chimera mai raggiunta. Invece il fatto che siamo insieme, che una zona intera risponde a una chiamata, il fatto che siamo in grado di essere amici condividendo le necessità, fa sì che questo sogno può essere raggiunto. È probabilmente il modo migliore che abbiamo di realizzare il mondo che desidera il BP e che desideriamo anche noi, ma anche il modo di essere zona. Vi ringrazio per essere venuti tutti qui, vi ringrazio a nome del gruppo di Termini, ma vi ringrazio a nome di tutti coloro che sulla legge e sulla promessa pensano di lasciare il mondo migliore di come l'hanno trovato. Grazie.
approfittiamo per chiamare qui sul palco anche Giuseppe Meli, che è l'incaricato regionale della Branca RS. Il comitato regionale ci è stato molto vicino in queste settimane, si è fatto sentire con una bella lettera e con tante chiamate di vicinanza. Ci tenevamo affinché faceste un saluto. Buonasera, porto appunto i saluti del comitato regionale alla zona Eleuterio, principalmente però al gruppo di Termini e al clan Chimera. Mi collego a due cose che ha detto ora Fabio alla fine, che riguardavano il discorso di lasciare il mondo migliore come l'abbiamo trovato. Penso che oggi è un passettino in più sempre in avanti per questo obiettivo. E sul discorso della paura, mi avete riportato a 4 anni fa, molti di voi forse non c'erano e nemmeno di voi, alla lutta nazionale a San Rossore di tutti i clan e le comunità RS d'Italia, e si parlava di coraggio. Probabilmente questa carta del coraggio che qualcuno ha messo in un cassetto e non tira più fuori, dovremmo portarla un pochettino più per le strade. E questa vostra azione di coraggio, quella che avete fatto voi oggi, è molto bella, è molto positiva e ci aiuta a ricordarci che abbiamo bisogno di queste azioni, di questi gesti. Volevo dire un'altra cosa, a ragione di questo penso che, è un mio pensiero personale ma spero che sia condiviso, a prescindere che ero un fratello scout, una persona come dire, che si è trovata in questa situazione, sono convinto che se ci fosse stato chiunque altro della cittadinanza di Termini, il gruppo e il clan Chimera del Termini 1 comunque avrebbe organizzato qualcosa come questo, se non meglio. Ci tenevo particolarmente perché ogni tanto ci dobbiamo ricordare che non ce la dobbiamo suonare e cantare da soli, ma dobbiamo cercare di allargarci a quello che abbiamo attorno a noi. Volevo concludere semplicemente leggendo velocemente il senso del coraggio scritto dagli RS 4 anni fa, che per me è ancora attuale. Coraggio, scegliere con il cuore, e noi oggi l'abbiamo fatto. Coraggio e responsabilità è vincere l'indifferenza e metterci in gioco, sporcarci le mani, oggi anche le facce, assumerci dei rischi per fare ciò in cui crediamo. Coraggio è scegliere ciò che è giusto, difendere la vita, difendere chi è più debole e agire con coerenza senza lasciarci intimorire dalla paura di fallire, dalla consapevolezza dei nostri limiti, ma provando a superarli per essere migliori, a battere i pregiudizi. Coraggio è cogliere la sfida di ciò che è nuovo e diverso e aprirci al dialogo, al confronto e alla condivisione e accogliere l'altro con serenità e positività, disposti a rinunciare a qualcosa, a metterci in discussione con umiltà e perdonare. Coraggio è perseverare, avere costanza negli impegni presi senza rendersi di fronte alle difficoltà, alla fatica, al sacrificio, alla sofferenza, senza cedere alla tentazione di tornare indietro, di rinunciare. Coraggio è sapere riconoscere i propri sbagli e ritornare sui propri passi, rialzarsi e ripartire con speranza e fiducia nella società, in questa società che fa anche queste cose, imparando ad amarci per ciò che siamo, ad essere sempre noi stessi fino in fondo, sapendo chiedere aiuto agli altri. Coraggio è essere curiosi e attenti, avere la determinazione e la forza di mettersi in discussione sempre, di prendere una posizione. Coraggio è lottare per la giustizia e andare contro lo status quo, e scegliere quando andare controcorrente. Coraggio è essere chiesa, essere tutti chiesa, vivendo secondo l'esempio di Gesù. Coraggio è riconoscere le proprie paure e saperle affrontare. Coraggio è testimoniare nel quotidiano, le nostre convinzioni, certi che nell'agire del singolo possa generarsi la forza del noi. Vi auguro una buona strada a questo clan e a questa zona. Arrivederci.
Cosa è una comunità? Comunità è senso di cittadinanza. Ognuno deve dare il proprio contributo e sentirsi parte attiva della città. Non bisogna restare fermi a guardare. Comunità è rispetto reciproco. La tua libertà finisce dove inizia quella del prossimo. Ognuno ha pari diritti e dignità che devono essere rispettati equamente. Comunità non è inciviltà, in quanto esseri umani dovremmo comportarci come tali. Comunità è diversità. Noi non siamo tutti uguali, ma questo non è un male. Diversità è ricchezza. Ma comunità è anche uguaglianza. Nonostante la nostra diversità, siamo tutti uguali di fronte alla legge e agli altri esseri umani. Comunità non è solo il cittadino, in quanto esso è sinonimo di pluralità. Tutto il mondo è paese. Comunità è convivenza. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Comunità è solidarietà. Mettersi al servizio del prossimo ci rende più umani. Comunità non è xenofobia. Paura e astio verso il diverso non fanno altro che aumentare l'odio. Comunità è empatia. Essere comprensivi nei confronti degli altri, perché le necessità del prossimo un giorno potrebbero essere le nostre. Comunità è libertà di espressione. Ognuno ha il diritto di essere se stesso nel rispetto degli altri. Comunità non è indifferenza, appunto perché siamo una comunità. Noi possiamo fare l'uno ma meno dell'altro. Non è nemmeno omertà. Non si può fare finta. Non si può fare finta di non sapere ciò che succede intorno a te. Comunità è fiducia nel prossimo. Essa è la base dei rapporti sociali. Nessun uomo è un'isola. Comunità è responsabilità. A ogni azione corrisponde una reazione. Fa in modo che noi sia negativa. Comunità non è pregiudizio e presunzione. Siamo umani e in quanto tali possiamo sbagliare. Nessuno può sentirsi superiore al prossimo. Comunità è cultura. Fin da sempre diversità è stato sinonimo di incontro e scambio di idee. Impariamo dal passato per conoscere il futuro. Comunità è clan chimera. L'unione di animali diversi forma una nuova creatura forte, fiera e indistruttibile. La fusione di più diversità genera un miglioramento. Comunità potrebbe essere Termini Imerese. Comunità potrebbe essere Termini Imerese. Adesso comunque ragazzi, il gioco sta quasi per finire. Vi chiediamo un ultimo sforzo, vi prego. Ricordate i post-it che vi abbiamo dato oggi alle 4:30 inizio giornata? Prendeteli, sperando di avere ancora, e strappateli. Successivamente ci godremo le facce a vicenda. Thank you.
concerto tanto atteso finalmente arrivato, vi siete dipinti tutti la faccia, l'obiettivo era questo. Bene, diciamo che per noi è stato un successo la vostra partecipazione, la partecipazione di tutta la città, di tutte le realtà, di tutte le associazioni. Ringraziamo le forze dell'ordine che ci hanno accompagnato e ci hanno permesso di fare questa manifestazione. Ringraziamo tutti quelli che sono venuti qui, grazie di cuore per aver permesso ai ragazzi di esprimere la loro fantasia. E ringraziamo anche i nostri assistenti che ci hanno comunque guidato e seguito in questo corteo. Ringraziamo sia la regione che la zona, ma anche il nazionale che si è fatto sentire ed è molto vicino a noi in questo corteo, in questo momento. Grazie a tutti nuovamente. Speriamo solo che questo sia solamente un inizio per la nostra città, che ci veda uniti per un momento comune, che è quello di stare tranquilli a Termini Imerese. Noi ora concluderemo, appena la messa finisce, all'interno della chiesa. Per chiunque vuole partecipare, faremo un momento di preghiera con il nostro assistente. Ringraziamo anche Tele Termini che ci sta diffondendo nel mondo, Radio Panorama, Mario che ci ha dato una mano nel fare articoli, pubblicazioni e cose varie, chiunque ha partecipato, Antonio che si è dedicato a noi come DJ, Sergio Cuscia, il mitico Sergio Cuscia. Tutti quanti. Ma la cosa più bella che vogliamo, cioè la cosa importante che vogliamo ringraziare sono i ragazzi. Grazie a loro questo si è potuto fare, perché noi crediamo in un futuro che è quello nostro, che è quello di Termini Imerese, con i nostri valori. Grazie a tutti! Che è da fare, che è tanta, però non ci fa paura. E con i lupetti parleremo di colori, parleremo di gioia, parleremo di pace, che però va costruita con le nostre azioni. Pelle bianca come la cera, pelle nera come la sera, pelle arancione come il sole, pelle gialla come il limone, tanti colori come i fiori. Di nessuno può farne a meno per disegnare l'arcobaleno, chi un sol colore amerà, io sempre avrà. Le donne in tutto il mondo, filastrocca per tutti i bambini, per gli italiani e per gli abissini, per i russi e gli inglesi, gli americani e i francesi. Per quelli neri come il carbone, per quelli rossi come il mattone, per quelli gialli che stanno in Cina, dove è sera se qui è mattina. Per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci e dormono dentro un sacco di stracci, per quelli che stanno nella foresta, dove le scimmie ne fanno sempre festa.
per quelli che stanno di qua o di là, in campagna o in città, per i bambini di tutto il mondo che fanno un grande giro tondo con le mani delle mani sui paralleli e sui meridiani. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno, è come un ponte imbandierato e il sole ci passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu. Però lo si vede, questo è male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente. Un arcobaleno senza tempesta, questo sì che sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra. Fece la pace prima della guerra.